Ministro, grazie per averci garantito la sua presenza e per il suo intervento. Io rappresento, come lei ben sa, una rete di 120 scuole in progress e lei ci ha onorato della visita presso la nostra istituzione scolastica, è stata nella nostra classe. E quindi il nostro progetto, ho avuto modo di spiegarlo, di trattarlo in diversi seminari durante questi giorni. E ho ascoltato con molta attenzione il suo intervento e vorrei permettermi, proprio perché 20 anni fa ero un ottimo ciclista e allora, utilizzando proprio la terminologia della fuga in avanti, allora io parlo, ovviamente rappresento me stesso e la mia rete, ma credo di poter dire anche a nome degli altri colleghi che rappresentano reti, che oramai diverse fughe in avanti ci sono in questo paese, quindi non è più un uomo solo al comando, ma ci sono diversi fuggitivi che hanno appunto creato un buon gruppo, e molte volte questi fuggitivi, queste fughe in avanti, lo dico perché le conosco i corridori, rappresentano l'eccellenza in Europa nei diversi settori, e dei settori che lei ha trattato, produzione di contenuti, di tecnologia, valutazione, formazione, sono qui le reti. Questa è la scuola italiana che è qui. Ovviamente ci sono tantissime altre bellissime realtà. Quindi le fughe in avanti sono sempre di più. E sempre utilizzando la terminologia ciclistica, vorremmo l'ammiraglia ancora più vicino. Perché? Perché c'è. Insomma, vedete un po' voi che è l'ammiraglio, però l'importante è individuare l'ammiraglio, poi dopo ce lo andiamo a tirare noi. Allora, ecco signor Pietro, il buon dottor Chiappetta mi guarda male, ma ci conosciamo da troppo tempo, quindi allora ecco e chiudo. E perché non creare un forum, ascoltare queste reti? Lei lo ha detto, noi vogliamo aiutare le fughe in avanti. La scuola, io mi tolgo di mezzo, la fanno loro. Lei lo ha citato, la scuola la fa e la deve fare. Chi è al centro? Sono i docenti, con i loro alunni, con le loro famiglie, e poi ci sono anche i presidi. E allora, perché non mettere a sistema queste buone prassi, queste buone pratiche che ci sono nel nostro sistema di istruzione? E ripeto, alcune di queste pratiche sono da modello nel mondo. Non parlo della mia, parlo delle altre. E allora io ritengo che noi non vogliamo euro, anche perché non ce ne sono. Quindi, come si dice, non c'è una lira per farne due. E questo lo sappiamo. Tanto è vero che molte di queste esperienze sono nate, sono andate avanti, senza finanziamenti pubblici, assolutamente. Quindi non chiediamo denaro. Chiediamo però di essere ascoltati, di mettere a servizio della pubblica amministrazione, del nostro ministero, della nostra amministrazione, rappresentata benissimo da lei, le nostre esperienze. Faccia tesoro del lavoro umile, di tanta passione, di tanta dedizione che tantissimi operatori scolastici dedicano quotidianamente. Ci sono delle pratiche che possono diventare sistema. E chiudo, evitiamo. Giustamente occorre la formazione, occorre investire, eccetera. Evitiamo, secondo me, di ripetere gli errori del passato, della formazione, delle innovazioni o delle modifiche calate dall'alto. Non hanno mai funzionato, signor Ministro. Non hanno mai funzionato nella scuola italiana. Lei, come Ministro, come rappresentante del Governo, anche in Europa, ha una grandissima opportunità. La colga, signor Ministro. Senta, metta a sistema, organizzi un forum, le idee, le modalità non mancheranno, il Ministero ha tante possibilità. Ascolti queste persone che rappresentano l'innovazione e guardi bene, signor Ministro, nessuno di loro lo fa per denaro, ma lo fanno solo ed esclusivamente per il futuro dei loro ragazzi. La ringrazio moltissimo, signor Ministro. Dunque rispondo subito. Allora, l'ammiraglio è qua, è tutto in perfetta, è l'ammiraglio che conduce poi la nave, anzi la flotta in questo caso.
e quindi siccome da ieri che parliamo del ministero come nave, quindi io sono sicuramente interessata e penso che insomma, nella mia vita ho sempre promosso le fughe in avanti. L'importante è che queste fughe in avanti poi si rendano disponibili per ognuno per agganciare qualcun altro che è rimasto indietro e anche per mostrare dove si può andare, quindi per mostrare la strada. Quindi penso che in questo senso il forum potrebbe essere una dimostrazione di casi e di buone pratiche, e noi stiamo per pubblicare l'agenda digitale del Ministero che fra qualche giorno sarà, ho scritto un intervento che ancora sto perfezionando, ma che comunque conterrà questo aspetto. Uno dei punti essenziali, noi abbiamo pensato a 6 punti, uno dei punti sarà proprio quello delle buone pratiche e quindi del